neanche in cartolina. Però secondo me questo è la preoccupazione di domani sera, è che riscendiamo un'altra volta in campo pensando, non lo so, a qualche cosa e questi ci fanno un po' come l'Athletic Club nel primo tempo al Savamés, e quella è la grande preoccupazione. Speriamo di no. Io spero che questo non avvenga e che domani possiamo sfatare il tabù e ipotecare la qualificazione, perché questa sarebbe la cosa. Maxi, sì. non parliamo neanche del Madrid, ma parliamo dei madridisti. Che tu sai che il figlio viene il figlio del madridista e domanda: papà, dice, tu, dice, con la mamma ti sei spostato, dice, e dice, in comune o in chiesa? Mi sono spostato per te, caro mio, dice. Ecco, vabbè. Va bene, ma questa non era granché, però possiamo dirlo. Allora, vedete, Alberto fa dei gestacci. Ma non riesce a cogliere. Io non colgo la margherita, hai ragione, Flavio. Vediamo i pomodori. Non colgo la mia. Allora, stiamo aspettando che qualche arbitro fischi la fine. Stiamo al 92esimo, Stefano. Meglio non dire nulla. Ma meglio non dire nulla. Questa è zona calda. Zona caliente, continuiamo a parlare del Barça e ditemi un po', domani sera deve giocare tutta l'MSN, deve giocare titolare, Flavio? MSN, certo. Okay. Per quello che si vede, sì. Io ve la faccio sta domanda, perché per quello che si vede, sì. Scusate, potete dire no, ma noi che rischiamo gli unici che stanno fuori sono Ter Stegen, Alex Vidal e Mathieu. No, quella, Alberto, quella è la convocazione, non c'entra niente. Io sto parlando degli undici titolari. Vabbè, vediamo. Deve giocare. A me non mi è dispiaciuto Arda, il turco. Assolutamente no. No, il turco non mi dispiace. No. Deve giocare. Si è integrato bene. Deve giocare Rakitic a centrocampo, Fra? Certo. Rakitic insieme a Busquets e Iniesta, oppure a qualcun altro al posto di Iniesta? Rakitic, Rafinha e Iniesta. Mi piace sto centrocampo. Pep, quale bello centrocampo vorresti domani sera? Rakitic, Busi, Iniesta. E Petiso? Io mi unisco. Anche io, come ha detto Pep, perché Rakitic e Busi, che Iniesta corra per tre come Rakitic, che abbia la classe di Iniesta per sfruttare ogni minimo spazio che ci concederanno. Soprattutto Busi per dare equilibrio alla manovra. Busi è meglio che si fa qualche partita in panchina, perché non è più Busi. Quindi chi è al posto di Busi là? Andrei Gomes. Flavio ha proposto Rafinha. Scusami, tu che non ho capito. Allora tu hai detto Rakitic, Rafinha e Iniesta. È finita. Allora, diamo la notizia. Non è notizia. Che notizia, Stefano? Allora, che il Celta Vigo vince 2-1 in casa del Real Madrid. Questo risultato per due motivi, a mio avviso. Uno è perché comunque nell'animus proprio del Real Madrid c'è questa voglia forte di fare il triplete, perché il Barcellona è riuscito due volte in questa impresa, mentre Real Madrid vuole emulare in tutto e per tutto il Barcellona per quanto riguarda i successi. Questa è tosta, questa partita da recuperare. E seconda cosa positiva è che comunque deve andare a Vigo perdendo comunque energie, perché deve fare almeno due gol per passare il turno. Potrebbe magari, se si incaponisce sulla Coppa del Re, perdere qualche punto al campionato. E poi terza cosa, anzi ci aggiungo una terza cosa, fattore psicologico: non perdeva da 40 incontri, ne perde due consecutivamente. Esatto. Sai, nel calcio basta niente, se perdi poi quella fiducia che ti sei creato col tempo, magari si rimette tutto in discussione. Sì, crolla tutto come castello. Quindi, gol di Johnny, terzino sinistro, che piace molto a Flavio. Un motivo in più per vincere per Barcellona domani, assolutamente. Esattamente, perché psicologicamente, secondo me, poi le cose potrebbero cambiare. Potrebbero cambiare. Va bene, quindi era questo, insomma, il nostro rito di questa sera. Speriamo che possa continuare. L'ultima cosa che chiedo al trio, poi vi lascio, partendo
partendo da Flavio, invece riguarda la partita di Liga di domenica sera. Si va a giocare nei Paesi Baschi, nel piccolo campo dell'Eibar. Ti aspetti una partita da più gol o dobbiamo stare attenti su quel campo, Fla? Poi questo freddo. Sì. I brasiliani ce la fanno. Io spero che invece i brasiliani del Barça giochino e facciano vedere che un po'. Un po' di olio scaldante. Sì, perché poi sono partite trappola, però non ho paura dell'Eibar, diciamo. Certo. Se dobbiamo avere paura dell'Eibar, lasciamo perdere. Andiamo a giocare un altro campionato, non lo so. Domani è dura, però non è l'Eibar, quindi certo. Credo che è giusto che andiamo lì e facciamo la partita e vinciamo in tranquillità. Peppe? No, io sono d'accordissimo con ciò che ha detto Flavio. Assolutamente non dobbiamo temere l'Eibar, perché è una squadra comunque che possiamo. La partita può finire anche in goleada, voglio dire. L'unica cosa, ho detto, dobbiamo stare attenti, infatti, sia per le condizioni climatiche, soprattutto non dobbiamo sottovalutare assolutamente la squadra, anche perché, ripeto, proprio fino a poco fa abbiamo parlato di distrazioni che in alcuni casi, ecco, possono costare anche care. Quindi anche contro una squadra, tra virgolette, ecco, sempre nel rispetto parlando della squadra piccola, è chiaro che dobbiamo avere il massimo rispetto, la massima concentrazione e giocare sempre con la stessa voglia, con la stessa fame. Quindi penso che, ecco, dobbiamo dimostrare adesso partita dopo partita di aver riacquistato quella forza, quella fiducia e quella fame che avevamo perso forse in alcuni match passati. Quindi io comunque resto fiducioso per la partita di domani e per la partita di domenica. Petisso? Vabbè, molto, se penso a quello che ci aspetta domani, sicuramente il match contro l'Eibar appare molto più agevole. Ovvio, io rimango sempre sulla stessa linea quando si tratta di una partita di Liga, così come di Coppa, ovvero di non sottovalutare mai l'avversario e rispettarlo pur con un gap evidente tra noi e loro. In questo caso l'Eibar non è una superpotenza, è una squadra comunque medio-bassa, non va sottovalutata perché comunque gioca in casa, però dobbiamo andare lì, facciamo, come ha detto Peppe, la nostra partita. Se finisce in goleada o no, non penso sia una peculiarità, oppure sia importante, però importante fare i tre punti. Come arrivano contro avversari di questo calibro. Indubbiamente. Va bene, allora auguriamo un buon rientro a Flavio nei prossimi giorni e auguriamo domani mattina, quindi buon viaggio e buon rientro a Roma e ovviamente un buon continuo di settimana sia a Pep a Bari che a Francesco in quel dell'Interland partenopeo. Va bene ragazzi, buonanotte a tutte e tre, grazie. Buonanotte ragazzi. Ciao ragazzi. Buonanotte ragazzi, grazie a tutti. Buonanotte. Ciao Max. Allora, bene, andiamo nella pausa. Ti poi saluto anch'io. Allora, salutiamo Stefano che Maxi, ci lascia. Noi andiamo Alberto, via Alberto. Ciao, Stefano. Nell'ultima 20 minuti di trasmissione, ci abbiamo il leone e Alessandro. Il leone Alessandro. La foretta blaugrana. Esattamente, della mitica foretta blaugrana. E rientrando, insomma, poi con loro. Continuiamo a parlare della partita di domani e anche di questa sconfitta del Real Madrid. Con Stefano Rizzo diamo appuntamento alla settimana prossima. Ciao ragazzi. Su Radio Barça Italia. Ricordate che potete leggere Stefano Rizzo
su passionedelcalcio.it e poi su tutti quanti i social network anche legati a Radio Barça Italia. Stefano, domani come sempre la trasmissione sarà in podcast su Passione del Calcio. Esattamente, e insomma preparerai anche i pezzi che riguarderanno sia questi giornali di Coppa, weekend sportivo, ma anche quello che avverrà nel prossimo weekend sportivo. Va bene, allora diamo appuntamento a Stefano Rizzo alla settimana prossima, lo ringraziamo. Grazie e a voi. E ci sentiamo. Ciao, con Stefano. Ciao. La settimana prossima. Andiamo nella pausa. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i amb fures al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú al teu cabell daurat, i oferiríem bous als teus, brindaríem amb soldats i ens despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses bones de passar l'eternitat. I una guia els ensenya el mosaic al menjador. Es retraten i passegen per la nostra habitació. Como objetivo era claramente el de hacer un buen partido, pero especialmente atención a lo que hacíamos cuando no teníamos el balón, porque sabíamos de la calidad de la Unión Deportiva Las Palmas, muchos jugadores acercándose al balón, muchos jugadores con calidad, equipo para asociarse, y bueno, creo que hemos estado quizás una de las mejores actuaciones de esta temporada, sin ninguna duda, a nivel defensivo. Y luego a nivel ofensivo, en la primera parte nos ha faltado quizás efectividad, pero hemos tenido muchas ocasiones. En la segunda hemos estado más precisos y muy contentos.
Bueno, creo que además, tal como defendía la Unión Deportiva de Las Palmas con 4-1-4-1, el espacio que quedaba cuando saltaban sus interiores a por nuestros centrales,